Alla scoperta che il proprio figlio o la propria figlia utilizza cannabinoidi, ha due possibilità di fatto di fronte. Una, quella di eludere il problema, e qui diciamo abdicando rispetto a una sua responsabilità fondamentale. Dall'altra parte, quello di trattare la questione, che vuol dire anche banalmente, ma non semplicemente, approcciare il discorso, e se non altro manifestando anche una disponibilità ad assumersi la responsabilità anche del fare sponda rispetto a un adolescente. Teniamo presente che il problema nei contesti che i sociologi definiscono liquidi, come quelli attuali, è che l'individuo ha maggior ragione nel momento, nella sua fase evolutiva, ha bisogno di trovare delle sponde, dei confronti che lo contengano e che gli permettano di costruire un'identità in modo sano. Quindi la difficoltà dell'adulto è sicuramente quella di dominare la paura, l'ansia, piuttosto che anche il timore rispetto alle responsabilità che ha nei confronti del figlio. E in questo può essere utile parlare con altri genitori, con altri conoscenti, con degli esperti, comunque con degli addetti ai lavori. I servizi servono anche a questo. E tra l'altro è bene avere in mente che i servizi servono prima che ci siano i problemi di tossicodipendenza, e esistono proprio per questo. L'altro livello è quello di accettare la fatica dello stare in campo con un figlio che molto spesso è più simile a un gatto imbizzarrito che non al cagnolino obbediente che ti porta il giornale e le ciabatte. Quindi questo è, però, in fin dei conti, che è anche il prototipo molto spesso umanizzato della nostra nostalgia di essere stati adolescenti, per cui in qualche modo diventa anche importante riscoprire quel livello di vitalità, quel potenziale di vitalità che quella fase evolutiva della vita contiene, nel bene e nel male. Quindi questo cosa vuol dire importante. Sperimentare senza farsi male? Chi è più giovane di noi ha un rapporto con le sostanze che può essere molto più vario e occasionale di quello che noi abbiamo visto sperimentare, o anche in alcuni casi sperimentato. I ragazzi consumano sostanze in situazioni molto diverse. Anche da questo punto di vista un tema importante per gli adulti, per chi fa prevenzione o comunque per chi ha una responsabilità di tipo educativo, è cogliere i diversi valori d'uso collegati all'uso di sostanze. Ci sono situazioni in cui l'uso è collegato all'aggregazione, allo stare insieme, ci sono delle situazioni in cui l'uso è finalizzato a una prestazione che può essere di tipo relazionale, piuttosto che di tipo sportivo, piuttosto che di tipo sessuale, e delle situazioni in cui invece l'uso, anzi la ricerca attraverso le sostanze, si ricerca la fuga, oppure quella che noi chiamiamo in epoca contemporanea la bolla di benessere, cioè una parentesi di benessere circoscritta in una situazione che può essere stressante piuttosto che particolarmente logorante. Quello che è importante è avere in mente sempre di più che questi temi, quando noi li attribuiamo ai ragazzi, riguardano anche una bella fetta di popolazione adulta, e questo apre delle altre sfide di natura culturale, di natura sociale, in cui diventa importante giocare la partita. Il tema della prevenzione dell'uso, dell'abuso di alcol e droghe, farmaci e quant'altro è un tema che mette al centro una questione educativa importante, e che chiede agli adulti, agli insegnanti e ai genitori di farsi carico del loro compito, della loro responsabilità, di non lasciare il campo da una parte al mercato e dall'altra parte comunque a una tensione verso la sperimentazione, verso anche la prova, che è tipica poi degli adolescenti, a maggior ragione in un contesto culturale in cui il concetto stesso della sperimentazione è un concetto positivo, cioè se non sperimenti
oggi sei considerato un ritardato mentale, sei una persona